Il reparto sportivo di Audi mette la firma anche nelle nuove Q3 e Q3 Sportback. A spingere le versioni estreme del SUV compatto tedesco e della nuova versione coupé ci pensa un vigoroso 5 cilindri turbo 2.5 di cilindrata da 400 cavalli di potenza, abbinato ad un cambio a doppia frizione S-Tronic a 7 rapporti. Il considerevole peso non va a discapito delle sue prestazioni. Lo scatto da 0 a 100 viene coperto in 4 secondi e mezzo e la velocità massima è autolimitata a 250 km orari. La meccanica prevede sospensioni più rigide e più basse rispetto alle versioni tranquille in listino, altrimenti a pagamento è disponibile l'assetto adattivo. L'impianto frenante è ovviamente studiato ad hoc per la sua verve sportiva, ma anche in questo caso, mettendo mano ai portafogli, è disponibile un impianto orientato al mondo delle competizioni. Esteticamente questi due potenti SUV si distinguono più al posteriore e la variante Sportback è più bassa di 4,5 cm per la linea spiovente. Ad accomunarle ci pensano invece uno spoiler specifico e l'inconfondibile sound che proviene da uno scarico a due uscite ovali. Il comparto di infotainment informa il conducente circa la coppia e la potenza erogata, il tempo sul giro in circuito e addirittura la forza G raggiunta. I sedili sportivi sono rivestiti in pelle nera alcantara e a pagamento si può avere la pelle nappa con impunture a rombi. Chiamiamola piccola elettrificazione, quella che entra a far parte del listino delle nuove ammiraglie di Volvo. Parliamo della grande berlina S90 e della sua variante familiare V90. Se fino ad oggi conoscevamo le varianti ibride plug-in, ora le novità riguardano una tecnologia mild hybrid con pacco batterie da 48 volt che pian piano andrà ad introdursi in tutta la gamma del brand svedese. Questa tecnologia consente l'abbattimento dei consumi fino al 15% ed un'attenzione particolare per le emissioni di anidride carbonica. Il tutto anche per merito del sistema brake-by-wire che recupera l'energia in fase di frenata. Ad accompagnare questa novità importante ci pensa un ringiovanimento estetico con fari fendinebbia ridisegnati, inediti paraurti anteriori e spoiler posteriori. Le varianti station wagon, compresa la cross country, cambiano anche nel design dei gruppi ottici posteriori con il debutto della tecnologia full LED. Per la carrozzeria entrano in listino nuove colorazioni e cerchi in lega dall'inedito disegno. Dentro è la tecnologia a fare passi da gigante, in quanto viene predisposto un impianto audio di alto livello che addirittura cancella il rumore nell'abitacolo ed emula effetti acustici da jazz club. La nuova generazione di Porsche 718 è stata apertamente criticata per la scelta della casa di adottare il nuovo propulsore 4 cilindri turbo, fino a che Porsche non ha sfornato il primo gioiellino che torna a montare il tipico 6 cilindri che l'ha resa grande, la 718 GT4. Adesso lo stesso propulsore arriva anche sulla nuova 718 GTS 4000, una vettura dalle prestazioni incredibili, che però non comporta rinunce a comfort e vivibilità quotidiana come la pistaiola GT4. Il 4 litri boxer aspirato da 6 cilindri eroga 400 cavalli.
L'adozione dei nuovi turbo ha sicuramente migliorato le performance e i consumi, facendoci quasi dimenticare le sensazioni dei propulsori aspirati. Una progressione praticamente infinita, con una prontezza sul pedale del gas ineguagliabile. Il tutto è abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti, con innesti brevi e precisi ed uno sterzo millimetrico. Insomma, la ricetta vincente è servita. Le sensazioni di guida a bordo della nuova 718 GTS sono incredibili. Ogni componente è tarato alla perfezione per godersi al meglio le tortuose strade di montagna, senza però rinunciare a qualche track day, come dimostrano i freni in carboceramica. L'abitacolo è un trionfo di alcantara e sportività con tanti richiami al mondo analogico di un tempo. L'unico schermo è quello dell'infotainment, così da lasciare in bella vista il tipico contagiri centrale Porsche. Una vettura alla quale si fa fatica a trovare difetti, in grado di rievocare sensazioni di guida di altri tempi, rimane solo da scegliere se preferirla coupé o a cielo aperto. Subaru elettrifica anche la media di casa. Parliamo dell'impresa che debutta, oltre che con un ringiovanimento estetico, anche con novità sotto il cofano. Per rimanere al passo con l'agguerrita concorrenza e far viaggiare in maniera green, arriva la motorizzazione ibrida. Nello specifico, un powertrain in tecnologia e-boxer da 150 cavalli basato sul 2000 benzina e gestito dal cambio automatico Lineartronic. Il motore elettrico copre un raggio d'azione molto breve, parliamo di meno di 2 km, e ad andature non superiori ai 40 km orari. Insomma, al termico a benzina, questo pacco batterie è solamente di supporto, per accelerazioni reattive e per contenere i consumi. La nuova Subaru Impreza e-Boxer è la compatta più sicura mai realizzata fino ad ora dalla casa delle Pleiadi, grazie a nuove tecnologie di sicurezza avanzate e con una trazione integrale simmetrica e permanente. Esteticamente l'Impreza si mostra ancora più aggressiva nel design, con inediti paraurti ed una nuova griglia anteriore, mentre i gruppi ottici anteriori a LED le conferiscono sportività nel look. Il resto non cambia poi molto, possiamo pressoché considerarla la valida alternativa, non orientata all'off-road, della sorella maggiore XV. SUV Citroën C5 Aircross è parente stretto di Peugeot 3008 ed Opel Grandland X e assieme a loro condivide praticità, comfort e sicurezza sia per gli occupanti che per i pedoni. Il suo assetto rialzato, il design caratteristico grazie anche alle parti in plastica all'occorrenza colorate e i grandi cerchi in lega sono le carte in regola per conferirgli quell'aspetto di un SUV dinamico per mezzo del quale si viaggia in piena sicurezza. I passeggeri della seconda fila non lamentano certo fastidi durante gli spostamenti, in quanto il comfort è dato dai 3 sedili indipendenti e per una maggiore modularità scorrevoli in modo da calibrare al meglio la capacità di carico che arriva fino a 1630 litri. La tecnologia in C5 Aircross va a braccetto con la sicurezza di bordo, grazie a 20 sistemi di assistenza alla guida, tra cui il grande passo in avanti compiuto da Citroën verso la guida autonoma ed altre 6 tecnologie di connettività. In
destino viene proposto con motorizzazioni PureTech a benzina, altrimenti diesel in tecnologia Blue HDI. Ma occhio alla novità, Citroën C5 Aircross è disponibile anche con motorizzazione ibrida plug-in da 224 cavalli complessivi e cambio automatico di ultima generazione ad 8 marce. Peccato per la mancanza della trazione integrale, che non è disponibile neppure a pagamento. Il processo di elettrificazione Volkswagen arriva anche sulla gamma R. Prima a beneficiarne la nuova Touareg GR, SUV di punta del marchio tedesco, che ora monta un V6 turbobenzina abbinato al propulsore elettrico. Il risultato 462 cavalli ed una coppia di 700 Nm, numeri che la rendono la Volkswagen più potente di sempre. Per aiutare a gestire tutta questa potenza entrano in aiuto le 7 modalità di guida, in grado di modificare il comportamento del doppio powertrain a seconda della situazione. È possibile inoltre selezionare, tramite la modalità E-Mode, la guida a zero emissioni, sfruttando i cavalli del motore elettrico per un totale di 48 km, normalmente sufficienti per uno spostamento casa-lavoro. A beneficiare della tecnologia plug-in hybrid è anche il sistema di trazione permanente 4Motion, una novità assoluta per i propulsori plug-in, che tramite l'utilizzo di un differenziale autobloccante Torsen ripartisce la trazione tra asse anteriore e posteriore. Rimane la ricca dotazione di serie dell'allestimento R, specialmente all'interno, in cui non mancano pelli di ottima fattura e listelli di acciaio che prendono il posto della plastica ed incorniciano i grandi display digitali di cockpit e infotainment. Anche l'esterno si impreziosisce con scarichi e kit aerodinamico specifico, che però non stravolgono l'estetica. Per i più avventurosi, Volkswagen mette a disposizione un pacchetto off-road con protezioni sottoscocca, accortezze estetiche e due modalità aggiuntive dei profili di guida, ghiaia e sabbia.